dal buio alla luce, un Marta sempre più attrattivo, diciamo che è un Marta che ha cambiato anche look, questo ingresso bellissimo che non ricordo da tanti tanti anni, forse è aumentata l'attrattività del Marta, vero dottoressa? Ce lo auguriamo, stiamo lavorando per questo, stiamo lavorando per integrare quanto più possibile la città, per accoglierla, e in questa direzione va la ristrutturazione e il ripensamento della hall nella quale ci troviamo, che deve costituire uno spazio dinamico nel quale appunto accogliere il visitatore e offrire delle opportunità di comprensione di quello che il museo potrà appunto offrire all'interno della sua collezione. In questo senso la Temporary Art è stata concepita come una sorta di vetrina, certo, in qualche misura, come una possibilità espressa da parte del museo di attrarre, di comunicare in una maniera forse diversa rispetto alla collezione, eccezionale collezione, che è quella che noi troviamo nei due, anzi tre piani, comprendendo la collezione Ricciardi, del museo. Quindi è l'occasione di esporre in alcuni casi per la prima volta degli oggetti che sono normalmente dei depositi, che quindi ritrovano la luce, dal buio alla luce, sì, in maniera molto semplice, diciamo, e molto evocativa abbiamo dato, anche perché è un ambiente, se voi lo apprezzate, particolarmente illuminato, e stiamo proprio studiando anche le compatibilità nell'esposizione di questi oggetti con questo manufatto, diciamo, molto moderno, molto contemporaneo, che è la cifra di questo restyling della hall. Quindi è un'occasione, un'opportunità di uno spazio espositivo altro, temporaneo, perché noi vorremmo rendere temporanea questa proposta, quindi far ruotare gli oggetti, fare in modo che ogni tanto appunto che il nostro pubblico possa apprezzare. Possiamo anche scegliere. E no, potete anche scegliere. Qui lanciamo appunto questa idea, campagna, bellissima, questa idea, che sarà rivolta, insomma, sarà sui social, in cui il pubblico può scegliere l'oggetto da esporre, nel senso, noi ovviamente operiamo una scelta rispetto alla compatibilità, alla conservazione e tutto, individueremo una rosa di oggetti e chiederemo al pubblico di scegliere quello che preferisce che venga esposta, e all'interno di questa Temporary Art noi individueremo uno spazio specifico per questo, in cui valorizzeremo la scelta del nostro pubblico. Noi pensiamo che se cresce il Marta cresce anche l'intera città. Sì, è una bella ambizione, diciamo, che vorremmo avere anche noi, di dare il nostro contributo, perché il museo può rappresentare un volano culturale, può rappresentare sicuramente un'occasione, diciamo, di conoscenza sia per i tarantini ma per tutti coloro che vengono, e siamo molto felici di poter dire che questo periodo di Pasqua, il periodo, diciamo, delle festività pasquali, che vede la città al centro di manifestazioni di importanza, diciamo, sul piano rituale e spirituale, mi sentirei di dire, molto forti, abbiamo riscontrato un grande interesse e un grande numero di visitatori, quindi noi partecipiamo e spero che la città partecipi, diciamo, in maniera omogenea di questo successo. Assolutamente, grazie direttrice, ci vediamo presto al Marta. Ci vediamo presto al Marta, grazie a voi. Grazie ancora, grazie.